Oggi in tutta Italia sono avvenute le celebrazioni religiose e civili in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, protettrice dei pompieri, artificieri e marinai. Anche Fano ha celebrato questa ricorrenza, il monumento dedicato ai caduti del mare, alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, dove è stata deposta una corona d'alloro in loro memoria. È un esempio di una giovane ragazza che è morta, diciamo, portando avanti, sostenendo gli ideali in cui fortemente credeva, ed è anche il simbolo a cui noi ogni giorno cerchiamo di, diciamo, ispirarci per garantire un impegno, per garantire un servizio sempre migliore alla cittadinanza. Anche un giorno in cui festeggiamo la sinergia forte che c'è all'interno della Capitaneria e dell'Ufficio Circondariale Marittimo, ed è anche una giornata in cui è doveroso un ringraziamento a tutti i militari che prestano servizio presso l'Ufficio Circondariale di Fano e a cui appunto devo questo ringraziamento forte per l'impegno costante e quotidiano. È anche un momento appunto per ricordare, come ho detto, ho diciamo recitato prima nel discorso, per ricordare sia i militari che sono caduti in mare rendendo un servizio alla patria, onorando la patria, che anche per ricordare tutti coloro che, i pescatori, comunque tutti i marittimi che allo stesso modo lavorando hanno perso la vita in mare. Questo è anche il motivo per cui abbiamo deposto la corona e benedetto la corona in onore ai caduti del mare. Presente alla cerimonia il sindaco di Fano Massimo Seri, che ha ricordato come la risposta che danno i vigili quotidianamente sul territorio sia tempestiva, efficace e coraggiosa, tanto da rappresentare un punto di riferimento per tutti gli abitanti che possono sempre contare sul loro aiuto. Inoltre, ha proseguito il primo cittadino, venerdì scorso, 1 dicembre, abbiamo firmato insieme al Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dell'Agenzia del Demanio la convenzione definitiva per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Fano. La mattinata celebrativa si è poi conclusa con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa del Porto, tenuta dal Vescovo Armando Trasarti. Si può essere.